È stata un successo la prima edizione del Festival delle Spade, concorso canoro nazionale per inediti, che ha visto salire sul palco di Villa Basilica ben 26 cantanti provenienti da tutta la Toscana e anche da fuori regione. Alla serata conclusiva, presentata da Elena Innocenti, hanno partecipato 12 finalisti. Sul palco sono saliti anche gli organizzatori, Paolo Romani e Guido Maffei, che hanno promosso l'evento con la locale Confraternita di Misericordia, il Comune di Villa Basilica e la Alex Galli Events Communication. I saluti dell'amministrazione comunale sono stati portati dal sindaco Giordano Ballini. Sfida serrata tra i cantanti in gara con una buona qualità complessiva dei brani e delle voci. Alla fine la giuria ha premiato una delle favorite della vigilia, Elena Petralli, 22 anni di Pescia, che ha coinvolto tutti con il brano Ti parlerò di me. Il festival, Elena si è aggiudicata uno stage al Centro Europeo di Toscolano, la scuola per musicisti e cantanti del Paroliere Mogol. E visto il successo della prima edizione della manifestazione, gli organizzatori hanno già dato appuntamento al prossimo anno per il Festival delle Spade 2016.